questa conferenza stampa per cercare di fare chiarezza e rispondere in maniera, spero, definitiva a delle polemiche che considero strumentali, che sono state sollevate dal gruppo locale del Movimento 5 Stelle in merito all'adesione all'EIATO, cioè a quello che è la struttura in corso di definizione che riguarda il servizio idrico integrato. Il problema fondamentale è che attraverso polemiche fatte mediante la stampa si stanno sollevando delle tematiche che in realtà non corrispondono a quella che è la verità, sia di quelle che sono state le nostre reazioni, sia di quello che è la vera intenzione dell'amministrazione comunale. E cioè si sostiene che attraverso l'approvazione della convenzione con l'EIATO e la successiva sottoscrizione, il Comune di Cesena avrebbe deciso di privatizzare l'acqua e al tempo stesso di aver affidato a un consorzio analogo a quello che è stato il consorzio idrico integrato di lavoro la gestione del servizio. Io credo che la lettura dei documenti che sono oggetto delle deliberazioni, ma soprattutto la lettura delle norme di legge che regolano questa materia, consente di fare chiarezza ed escludere in radice qualsiasi valutazione in questa direzione. Allora, a questo punto io devo pensare che c'è o malafede, e quindi si continua a pensare che siamo ancora in campagna elettorale, ma lo dico e spero in maniera definitiva, la campagna elettorale è terminata, c'è un vincitore e ci sono delle persone che hanno perso, che quindi devono fare l'opposizione, e mi auguro che l'opposizione la facciano utilizzando il linguaggio della chiarezza, o addirittura devo pensare che chi legge le delibere non comprenda fino in fondo quello che sta leggendo, perché non è possibile sostenere che il Comune di Cesena e la nostra maggioranza abbia deciso di aderire ad un consorzio per privatizzare l'acqua. Non c'è in nessun atto ufficiale del Comune una intenzione del genere, in nessun provvedimento che abbiamo adottato c'è la parola privatizzazione dell'acqua. Ma la cosa più grave è un'altra, e questo mi meraviglia anche che questa critica venga da una persona, qual è il consigliere Bencinelli, che ha fatto per 5 anni il consigliere comunale, che non sa o fa finta di non sapere che per affidare ad altri il servizio idrico occorre fare una serie di atti che non sono stati fatti. Che cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo semplicemente rispettato quello che è la legge. C'è una norma che è il testo unico sull'ambiente, in particolare voglio anche dare i riferimenti normativi, perché in questo modo chiunque ha la buona volontà, la passione e l'interesse può andare a verificare che quello che sto dicendo corrisponde alle norme e non quindi a falsità. Esiste il decreto legislativo numero 152 del 2006, che è il testo unico sull'ambiente, che racchiude all'interno anche le norme che disciplinano il servizio idrico integrato, che stabilisce all'articolo 142, comma 3, che gli enti locali attraverso l'ente di governo dell'ambito svolgono le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato. E cioè già questa prima norma dice che gli enti locali possono svolgere e dovranno svolgere il servizio idrico integrato attraverso l'ente di governo d'ambito. All'articolo 147 dello stesso testo normativo si dice che gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito individuato dalla competente regione al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia. C'è il comma 1 bis che impone agli enti locali, quando parlo di enti locali mi riferisco, la legge si riferisce ai comuni, quindi l'ente locale che non aderisce all'ente di governo dell'ambito entro il termine fissato dalle regioni viene diffidato dal presidente della regione ad adempiere, e laddove non c'è un adempimento la regione può esercitare i poteri sostitutivi
nel senso che nomina un commissario ad acta e le spese relative al commissario sono poste a carico dell'ente inadempiente. Su questa questione io in consiglio comunale ho sollecitato la minoranza, nello specifico il Movimento 5 Stelle, a ragionare. Ho detto: non vogliamo, voi non volete votare la delibera, va bene, sappiate che andiamo incontro ad un commissariamento. Commissariamento significa che viene nominato un soggetto che anzi sostituisce al consiglio comunale che adotterà l'atto con spese a carico del comune. Vogliamo fare questo? Il Movimento 5 Stelle in aula non ha detto nulla su questo argomento, non ha voluto assumersi alcuna responsabilità. Ha detto semplicemente che la delibera non poteva essere votata perché mancava una legge regionale. Tutti gli altri argomenti che poi ha sollevato in un momento successivo, argomenti falsi, privatizzazione dell'acqua, ritorno al consorzio idrico, sono tutti temi segnalati in un momento successivo. Questo non l'ho capito, per la verità, perché credo che alcune cose vadano dette in consiglio comunale e poi magari le vai a ribadire all'esterno. Non è che in consiglio comunale dici delle cose e all'esterno le dici altre. Evidentemente chi siede in consiglio comunale ha bisogno di suggeritori. Ma al di là di questo, la norma ci impone di aderire a questo ente che si chiama EIATO, ma la norma che esclude qualsiasi ipotesi di privatizzazione è l'articolo 149 bis del testo unico sull'ambiente, che dice al primo comma che l'ente di governo dell'ambito, quindi l'EIATO a cui abbiamo aderito obbligatoriamente per legge, che è composto dai sindaci. Il presidente dell'EIATO sarà un sindaco, i componenti dell'ufficio di gestione dell'EIATO saranno i sindaci, esisterà un'assemblea dell'EIATO composta dai sindaci, i quali avranno il compito di programmare la gestione del servizio idrico e lo dovranno fare tassativamente secondo quello che è descritto nell'articolo 149 bis, dove si dice che l'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito che è approvato dai sindaci, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo e può affidare in maniera diretta, quindi senza fare una gara d'appalto, può affidare in maniera diretta a favore di società interamente pubbliche la gestione del servizio. Quindi anche la norma nazionale esclude la possibilità di una privatizzazione. Allora, se queste sono le carte che leggo io, mi dovrebbero spiegare il Movimento 5 Stelle di Cesa che cosa c'entra l'adesione all'EIATO con la privatizzazione. In queste carte che leggo io non si fa mai riferimento al consorzio idrico Terra di Valle. Quindi il Movimento 5 Stelle mi dovrebbe spiegare dove ha letto qualcosa che si riferisce al consorzio idrico Terra di Roma. Aggiungo, per una questione di ricordo, il Movimento 5 Stelle accusa questa amministrazione di stare quasi per fare un qualcosa simile a quanto accaduto col consorzio idrico e che in questo paese ci sarebbero una marea di debiti derivanti dall'affidamento del servizio idrico al consorzio idrico. Tutto vero, ma mi pare strano che questa polemica, questa critica la faccia un movimento che ha avuto come candidato a sindaco uno che è responsabile, corresponsabile dello sfascio del consorzio idrico, se lo vogliamo definire sfascio, perché Raffaele Bencivenne era seduto nel consiglio comunale che ha votato l'adesione al consorzio idrico e ha votato l'affidamento del servizio al consorzio idrico Terra di Lavoro. Quindi credo che prima di parlare di certe cose si guardassero in casa loro, perché il sottoscritto, insieme a gran parte di chi oggi compone questa maggioranza, non solo è stato promotore nel 2011 dei comitati locali per il referendum sull'acqua pubblica, io mi sono battuto a livello locale per far vincere il sì rispetto a quella che era l'abrogazione della legge che prevedeva la privatizzazione dell'acqua, io sono il consigliere comunale di opposizione
ed è il segretario del Partito Democratico che andava in Consiglio Comunale a votare la fuoriuscita dal consorzio idrico. Raffaele Bencivenga, in questi anni, dopo aver alzato il suo bel ditino per dire sì al consorzio idrico, che cosa ha fatto oltre ad aderire al Movimento 5 Stelle? Allora, se vogliamo parlare del linguaggio della verità, i fatti sono questi. Capitolo privatizzazione. E un'altra cosa, la regione Campania che cosa fa? Con una delibera di giunta regionale, la numero 812 del 2014, individua quella che individua allegato, dopodiché, quindi individuando la sua struttura, la sua funzione, rispettando quello che è il dettato normativo della legge nazionale. Con la delibera di giunta regionale numero 145 del 2015 approva la bozza di convenzione, che è poi quella che abbiamo approvato anche noi, abbiamo sottoscritto. La legge regionale sul riordino del servizio idrico viene approvata dalla giunta Caldoro e non viene mai approvata dal consiglio regionale. Quella legge di riordino. Oggi effettivamente non esiste una legge di riordino del servizio idrico in Campania, che peraltro era una legge che prevedeva anche lo scorporo della provincia di Caserta in due ato differenti, uno assegnato alla competenza del lato di Napoli e un altro al lato di Benevento. Quella norma, quella legge, non è stata ancora approvata. Abbiamo però il rispetto da parte della Regione Campania della individuazione del legato attraverso una legge regionale. Perché? Perché la normativa nazionale del 2006, a cui facevo riferimento prima, cioè il testo unico, dice che legato va individuato dalla Regione con una delibera di giunta, e lo fa. La Regione Campania, con il governo Caldoro, è andata oltre, e qui apriamo il discorso della Corte Costituzionale e della sentenza che ha dichiarato poi la illegittimità delle norme regionali rispetto a quella che è la Costituzione, perché la legge regionale numero 16 del 2014 che cosa fa? Prevedeva che il servizio idrico, in attesa della definizione di una legge regionale, dovesse essere materialmente gestito da una struttura di missione, e che questa struttura di missione poteva per 36 mesi affidare a un soggetto che già gestiva nei vari territori della provincia della Campania il servizio idrico, con il compito di ammodernare la rete. Là, io ricordo perfettamente che su questo argomento si sollevò la polemica da parte di tutti, del Partito Democratico, anche del Movimento 5 Stelle, logicamente non quello cesano, ma a livello regionale, e il governo Renzi, poiché fu segnalata che quella era sostanzialmente una ipotesi, o meglio, era una volontà di affidare ad un soggetto privato, nello specifico alla società Gori, la gestione del servizio per 3 anni, e quindi significava sostanzialmente privatizzare l'acqua in Campania, il governo Renzi sollevò il conflitto alla Corte Costituzionale, e noi, Partito Democratico di Cesa, avemmo una riunione e discutemmo del problema con il consigliere regionale Lucio Esposito, incontro organizzato dalla segreteria guidata dall'avvocato Antonietta De Michele, dove discutemmo di questa vicenda, del possibile rischio di una privatizzazione dell'acqua, e lo facemmo con associazioni locali, altri partiti. Con la sentenza della Corte Costituzionale, la 171 del 2015, la Corte Costituzionale sancisce l'illegittimità, quindi il contrasto di queste norme regionali con la Costituzione. E c'è un passaggio che, per dire, chi ha la bontà e la passione di leggere questa sentenza capisce che quello che abbiamo fatto è tutto il contrario della privatizzazione, e cioè dice appunto che non è compito della regione definire la modalità di gestione del servizio idrico integrato,
che va determinato in ogni caso la gestione del servizio è una decisione che spetta agli enti locali attraverso la partecipazione alle gare. Lo dice la sentenza della Corte Costituzionale, non lo dice Enzo Quinto, non lo dice il sindaco di Cesi. Quindi io ancora oggi faccio difficoltà a capire nelle delibere che abbiamo approvato, nelle norme che abbiamo citato, dove si parla di privatizzazione dell'acqua e dove si parla di consorzio idrico terra di loro. Allora, delle due l'una, o il Movimento 5 Stelle di Cesare pensa di essere ancora in campagna elettorale, così come ha propinato falsità in campagna elettorale, pensa di poterlo continuare a fare, va bene, ma i cittadini devono sapere che si stanno pubblicizzando falsità. L'intenzione di questa amministrazione non è di privatizzare l'acqua, perché noi veniamo da una storia di battaglia a favore dell'acqua pubblica. Noi sappiamo che cosa significa acqua pubblica. Uno. Due. Siamo impegnati in 40 giorni di amministrazione comunale a cercare di portare avanti e di sistemare il servizio idrico cittadino che viene gestito in house, cioè dal comune, e quindi un servizio pubblico. Per cui la volontà di questa amministrazione è una volontà chiara, cristallina, è una volontà lineare, non c'entra nulla, non c'è volontà di fare alcuna privatizzazione, non c'è volontà di aderire a un bel niente se non quello che è previsto dalla legge. Spero che questo ulteriore intervento chiarisca anche al Movimento 5 Stelle, a qualche suo componente, bene i termini della questione, e che si evitino di dire cose che non corrispondono né alla volontà dell'amministrazione comunale né agli atti che abbiamo approvato, ma soprattutto la cosa più grave, che non corrispondono nemmeno a quello che c'è scritto nelle norme nazionali e nelle norme regionali. Non so se Umberto deve fare qualche domanda. Il consorzio idrico, quello per il federalismo, che come stiamo? Allora, io ho anche detto nell'ultimo consiglio comunale che questo è un argomento che noi stiamo affrontando e è la mia intenzione, sottolineo era mia intenzione, avviare un confronto con le forze anche di minoranza, perché noi abbiamo individuato una soluzione alternativa a quella che era stata adottata dal precedente consiglio comunale. Ma se, e quindi la mia intenzione era quella di fare di convocare una riunione formale con tutte le forze che siedono in Consiglio Comunale per illustrare a loro quella che era la nostra proposta di risoluzione della questione e cercare di capire se assieme potevamo formulare una nuova proposta transattiva al Consorzio IN che non sta rispettando quella precedente e quindi di conseguenza cercare di assieme di risolvere un problema spinoso che riguarda la città. Oggi però dico che se i termini della collaborazione devono essere quelli che sto vedendo in questi giorni, per cui tu vai in consiglio comunale, spieghi le cose, se ne vanno dal consiglio comunale, cioè si votano contro, ma poi con determinati argomenti poi escono dal consiglio comunale e tirano fuori falsità, allora io la collaborazione con certe forze dell'opposizione non la chiedo e non la voglio, perché io ho ragiono con persone che dicono la verità o altrimenti io non ho nulla da ragionare con nessuno. Quindi questo io comunque nei prossimi giorni l'argomento sarà oggetto di discussione approfondita con gli uffici, con la maggioranza, poi decideremo assieme se coinvolgere tutte le forze dell'opposizione o alcune forze dell'opposizione.